c'è anche Prato tra le 46 città che si sono candidate al riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2020. Seguendo l'esempio della vicina Pistoia, che ha ottenuto lo scettro per il 2017, la città lagnera ha aderito al bando del Ministero, come hanno fatto altre 45 città italiane, grandi e piccine. Abbiamo fatto i nostri conti con l'offerta culturale di questa città, che guardate, è incredibile. Io, francamente, certe volte mi sorprendo per la quantità di attività, sia dell'amministrazione complessivamente intesa, sia istituzionale, intendo i grandi teatri, Metastasio, il Politeama, quello che accade a Fabrione, ma la tantissima cultura viene prodotta anche nelle periferie e anche dal basso, diciamo in questo modo, di grandissima qualità. Ora le amministrazioni sono chiamate a confermare la propria adesione, depositando entro il 15 settembre un dossier di candidatura con il programma delle attività culturali previste, la struttura incaricata della elaborazione e promozione del progetto e gli indicatori che verranno utilizzati per la misurazione del loro conseguimento. I singoli dossier verranno esaminati da una giuria di 7 esperti di chiara fama nel settore della cultura, delle arti e della valorizzazione territoriale e turistica, per selezionare entro il 15 novembre le 10 città finaliste da invitare a un incontro di presentazione pubblica e approfondimento. Certo, la recentissima vittoria di Pistoia potrebbe rappresentare uno svantaggio per la vicina Prato. Può darsi, io non lo so, non saprei dire quali sono le valutazioni che faranno la commissione giudicatrice, sul fatto che qui, Pistoia è quest'anno capitale della cultura a pochi chilometri. Io so che noi abbiamo i numeri, abbiamo assolutamente, in maniera piena quelle che sono le caratteristiche per poter avanzare la nostra proposta, poterla sostenere in maniera piuttosto robusta e, diciamo, candidare Prato ad essere effettivamente.